Benvenuti in un nuovo video, spero che si vede tutto. Io mi sono messa un po' in questo posto, un po' così, sapete che ultimamente mi piace molto questa location. Vi farò vedere il video. Oggi proveremo insieme questa pasta zero, anzi è riso zero. Allora, come avete potuto vedere, io non ho cotto il riso con la stessa acqua, perché all'inizio sì, come avete visto nel video, però poi ho visto che puzzava di pesce. Essendo che puzzava di pesce, ho detto no, quindi vabbè, ho scolato, ho rimesso l'acqua normale e la puzza se n'è andata. Quindi vabbè, questo sarà un mukbang barra per rispondere alle vostre domande, quindi ci facciamo un po' compagnia mentre mando, anzi, mi fate compagnia mentre mando, spero di farvela anche voi che state o mangiando o qualcosa sì. Comunque vado a spruzzarci sopra l'olio di cocco preso su All Supplement, faccio giusto 4 spruzzi che equivalgono a 2 grammi di grassi. Fatto. Vi ho chiesto di, anche se un po' puzza di pesce, però vabbè, vi ho chiesto di farmi le domande, quindi non so se mi avete fatto le domande perché ve l'ho messo proprio mo' al posto. Allora, sì, eccovi qua con tutte le vostre domande. Oggi sono super carica, infatti sono uscita da un allenamento fuori, fa caldo, cioè non si può stare fuori. Sono uscita dall'allenamento e ho detto no, vabbè, visto che stasera devo andare a una festa di compleanno, registro un video e finalmente provo sta pasta, perché io comunque l'ho lasciata per tutto il tempo da quando l'ho ordinata nel frigorifero, perché capito, cioè comunque non sapevo dove lasciarla, perché comunque c'era l'acqua dentro, quindi non lo so, assaggiamo. Sinceramente non sa di niente, non è male, però fa un po' senso. Cioè non sapere comunque come è fatto, e non ho letto dire perché se mi sbaglio non c'è in italiano, quindi fa un po' senso. Io sinceramente non l'ho acquistata perché volevo recensirvela a voi, ma non la riprendo. Ho anche gli spaghetti, bene. È una consistenza molto strana, penso che non riuscirò a finirla. Sembra di mangiare pesce avariato, cioè fa veramente schifo. Io sinceramente non ve la consiglio, cioè sono sbiancata secondo me, non ve la consiglio perché fa veramente schifo. Quindi vi stavo dicendo, ovviamente petto di pollo con la paprika, vi stavo dicendo oggi stasera andrò a una festa di compleanno, quindi ho deciso proprio di tenere i carbo abbastanza bassi, cioè bassi. Petto di pollo mio. E quindi vediamo un po'. Con la pelle d'oca, cioè puzzo proprio, pensate se io cuocevo la pasta in quell'acqua lì, assurdo, fagioli, ma allora Irene, un bacione, hai mai pensato di trasferirti per inseguire il tuo sogno? Allora, sì, però vabbè, per il momento non so che passeranno un bel po' di anni. No, non si può proprio mangiare, cioè ve lo giuro. Sì, però non. Perché qui bene o male vi dico anche un po' per quanto riguarda pure tipo le palestre, no? Cioè, proprio bocciate, raga. Non sanno neanche la differenza, si può dire, tra bodybuilder, powerlifting, per dirvi proprio il livello, non tutte, però molte io penso che, ma soprattutto dove sto io, aprono proprio le palestre giusto perché è il momento ed è, sanno che faranno money, così funziona qui da me. Ovviamente sto in provincia proprio, quindi già se mi spostassi a Napoli, proprio un'altra realtà. Cioè, allora, io prima mangio sti cosi,
mi sembra tipo di mangiare calamari. Non lo so ciò che. Poi un altro mi ha scritto, non so il tuo nome perché c'è solo un nickname. Hai autostima? Sì, raga, io penso che sì. Cioè, se non si ha autostima, determinate cose non si possono affrontare. Quindi sì, io ho autostima di me, sono sicura di me stessa. Ovviamente non è al 100%. Sì, sono sicura di me, però mi piace comunque sempre chiedere aiuto, cioè nel senso chiedere più che altro consigli. Quindi sì, perché ragazzi, se non si ha una buona autostima di se stessi, no? Io penso che non si riescono a affrontare molte cose, perché se io non ho autostima di me, come posso avere autostima in un'altra persona? Oppure penso anche che non bisogna copiare l'altra persona, tipo quella persona fa quello, ok, lo posso fare anch'io. No, raga, ognuno di noi, cioè siamo molto diversi, tutti. Quindi perciò non buttatevi a terra, ma cercate sempre di capire dov'è il problema. Chiedetevi sempre il perché. Io ve lo dico sempre e ve lo ripeterò sempre. Poi, Valentina, penso che mi sta scritto la Vale, quindi sì, un bacione. Raga, scusatemi le unghie, ma non ci fate caso. Se in cerca di un fidanzato oppure non ne senti l'esigenza, mi puoi salutare, ovviamente un bacione. Sinceramente non sono in cerca di un fidanzato. Perché penso che un fidanzato, la persona giusta, arriva nel momento giusto. Perciò io in questo momento non sento l'esigenza. Io penso che è normale che una persona ogni tanto cerca quella, tipo di avere una persona a fianco a sé. È normale, però raga, non bisogna tipo stare male su sta cosa, perché alla fine sì, ok, si può completare l'altra persona, però se non arriva, non arriva. Easy. Comunque raga, mi sono dimenticata di dirvi che io ho questo brobrio. L'ho comprato solo il supplement e non lo comprerò più. Io non so l'altra pasta. Tengo gli spaghetti, non so che fine gli farò fare. Penso nella pattuglia. E praticamente ha per 200 grammi, che ho fatto tutto il pacco ovviamente, tipo 9 calorie, 1 grammo di carboidrati, 00 di pro e grassi. C'è gente a cui piace questa pasta? Boh. Preferisci la pizza al dolce? Dipende. Allora, se tengo una pizza davanti a me e tengo un dolce davanti a me, mi mangio prima la pizza. Cioè, vado sulla pizza perché a me la pizza mi fa morire. Poi mi mangio pure il dolce, ovviamente. Comunque, petto di pollo con la paprika è la svolta. Buono. Sempre lei. Piatto preferito, devo dire questi, sono molto buoni. Piatto preferito. Ma fitto fatto. Allora, vabbè, vi dico proprio il mio piatto preferito proprio riguardante il fatto è la lasagna. Fa morire la lasagna, la carbonara, che devo assaggiare ancora la vera carbonara. Poi basta. Invece per quanto riguarda fitto, le patate cotte con il sughetto del macinato di bovino. Mamma mia, duro. Poi sempre lei mi chiede: a che sta il ciclo? Seconda media. Che piatti sai preparare? Ragazzi, sinceramente, non lo so. Cioè,
sono una persona che gli piace cucinare, ma fin da, cioè proprio da piccola proprio. Cioè, quando mamma doveva fare un dolce, stavo lì che l'aiutavo. Quindi non ti so dire proprio che piatto so cucinare, tipo una mia specialità, non ce l'ho. Sempre lei. Ti interessa sapere il giudizio di altri sul tuo aspetto fisico? Mi piaceva proprio. Sono sincera, raga. Quanto è stato? Un paio di giorni fa ho ricevuto su Instagram un commento di una persona che ovviamente, cioè, dopo un po' mi sono stancata e l'ho bloccata. No, perché... Ma no, perché tipo mi stava dicendo la verità. Ho un consiglio, perché raga, io secondo me la prima persona che io blocco su Instagram per quanto riguarda il profilo questo qua che utilizzo, JuliamiFit. Ma una persona talmente scostumata, ma talmente scostumata, non ti rendi conto stai diventando una vacca, ma delle schifezze che mi ha potuto scrivere. Allora, io sono, raga, una persona che a me non mi interessa. Per me tuo, cioè qualsiasi persona mi può dire quello che vuole. Io sono così, io non giudico una persona, aspetto fisico, aspetto estetico, a me non me ne frega proprio. Quindi non voglio che le persone, anzi, per me possono pure venire, però c'è il rispetto. Perché poi era pure un profilo, quella di paesaggi, ma mostrati per quel che sei, per lo schifo di persona, perché io sto parlando con una persona che io non so neanche se tu sei maschio o sei una donna. Perché molto spesso anche le donne lo fanno pure per quella cosa di gelosia. Io non so nessuno, io non ho un fisico perfetto, anzi, per me mi possono definire come vogliono. Io sto facendo un mio percorso. Io adesso sto in massa, quindi io vedete, questa è la mia quotidianità, solo che qua invece di essere sto brobro ci sta un piatto di pasta, cioè io in una giornata mangio normale, cioè se mi può concedere, questo è scaturito questo commento perché io avevo mangiato, sono stata tutta la giornata fuori casa, ero tornata tipo per le 2 per fare il pranzo e sono tornata a casa alle 8, quindi avevo tantissimi macros ancora da consumare e la sera mi ero concessa 2 pizze. Mamma mia, apriti cielo. Il giorno dopo mia mamma, che comunque io sapete che ho una vita molto frenetica, quindi sinceramente mia mamma era andata a prendere 2 pizzette al forno, una per me e una per mia sorella. Cioè, la mamma ti compra una pizzetta, che fai? No, non la voglio, cioè mangiatela tu. Mi sembra pure brutto. Sinceramente la desideravo, poi la volevo provare e l'ho mangiata. Apriti cielo, questo, questa scostumata di prima categoria, che invece di venire a parlare di me, vatti a allenare oppure mangia pure tu bene, perché poi sono le classiche persone che sono infelici nella vita. Scusatemi sto sfogo, ma ci voleva. Ci voleva. Cioè, io sono così. Mi viene la stessa cosa, no? Quando faccio le challenge. Voi vedete le challenge? Quando... Mo' qua aprirò una parentesi, ragazzi, lo so. Io comunque per fare una challenge di 10.000 calorie, io comunque c'è una preparazione il pre e post. Cioè, ragazzi, io comunque sono una ragazza molto attiva. Mi tocco a toccare, cioè tocco giornaliere, cioè proprio nella mia quotidianità, sui 7.000-8.000 passi al giorno. Ho un fabbisogno di 2.300, mi alleno per 2 ore, ma... Cioè, ma io queste persone veramente non le concepisco perché sono abituati a vedere su Instagram quei fisici scolpiti fatti dalla Madonna. Oppure tutti i giorni capite che si bevono sullo shaker di Natural Mojo, Fitvia, eccetera. E vanno per loro quello è non la perfezione, però quello è lo stile di vita. No, raga, quello per me non è stile di vita. Per me stile di vita è sedersi a tavola, mangiare, allenarti. Punto. Se io mi voglio mangiare un giorno una pizza, il giorno dopo me ne voglio mangiare due, io non devo dar conto a nessuno. Ma poi specialmente tipo che io conto i macro se mi rientra. Scusatemi sto sfogo. Ma ci voleva. Scusatemi se... Mi sono un po' innervosita. Ma perché? No, perché ha toccato me. Perché a me non mi interessa. Però può succedere che possa trovare dall'altra parte un'altra persona che ha avuto un percorso difficile alle spalle. Come il mio. E mo che sta affrontando tutto questo, si può sentire
tipo, oddio, veramente sto sbagliando, oddio, forse veramente, cioè, si può sentire così e di ritornare indietro. Perciò queste persone fanno veramente schifo, cioè, fanno veramente schifo. Io non me la prendo per me, perché io penso che io non vi ho mai detto e mai vi dirò dovete mangiare come mangio io, dovete fare questo, quello e quello. No, per me, anzi, quando voi mi chiedete consigli, io vi motivo fino alla fine, perché io porto avanti sul mio canale la motivazione e questo messaggio a voi arriva, quindi per me questa è la cosa più importante, cioè a me non mi interessa le visualizzazioni, a me non interessa quanti iscritti siamo, a me non mi interessa se mi contatta Tizia Zimbrogli, a me non mi interessa questo, perché io so che voi per me non siete un numero. In questo video potrà avere tante chiedute, ma per me voi non siete un numero, cioè mai lo sarete, mai mai mai. Io vi rispondo a tutte, anche se tipo un direct pieno, io cerco di, che ne so, la sera, prima di andarmi a dormire, di rispondervi, di aiutarvi, io sono sempre disponibile, lo farò sempre, che cresceremo, non cresceremo, a me non mi importa, perché io sono fatta così e sono così. Mi aggancio anche ad un altro discorso. Io questo discorso l'ho affrontato su Instagram. Mangio anche la gabbia, ovviamente. Io questo discorso l'ho affrontato su Instagram una mattina. Io molto spesso non riesco ad aprire YouTube proprio per guardare i video delle altre persone. Però molto spesso vado anche a vedere tipo a scuola cosa hanno pubblicato. Io ho un'idea di video già da novembre. Mia sorella poi potrà confermare quando usciranno i miei video, perché sicuramente ci sarà il classico, una classica persona che dirà: ah, però tu hai copiato a Tizia Zimbrogno. Così uscirà. Raga, io sinceramente hanno fatto le challenge con i calendari dell'avvento. Io questa idea io ce l'ho da novembre, però io non l'ho fatta perché per me il mese di dicembre deve essere dedicato a questo. E ultimamente sto vedendo troppa falsità sul web. Come ho detto su Instagram, ho buone scarta pis, cioè, ma io sono napoletano, però penso che avete capito il concetto. Sto vedendo persone che mangiano, fanno challenge dei calendari dell'avvento e poi non lo aprono tutto, o lo aprono tutto, non lo mangiano. Ho visto persone ultimamente esagerando una tipologia di video sul web, l'hanno fatta tutti, l'hanno fatta. Mangio tutti i dolci del McDonald's. Raga, ma quelli che avete visto, cioè per me quei video sono una grande presa per il culo. Per me sì. C'è una persona che, vabbè, non voglio fare nomi, ma non farò nomi perché a me proprio di creare polemiche sul web non mi è mai piaciuto e mai lo farò. Però tu, che mi dici? Nel titolo provo tutti i dolci del McDonald's. Io vado ad aprire il video, mi trovo 5 cose in croce. Quelli non sono tutti i dolci del McDonald's. Punto 1. Fare un video giusto per passare i 10 minuti e di cambiare la propria tipologia di canale per spostarsi su questi contenuti di video per comunque guadagnarci di più, ovviamente, e poi di mettere altri video come prima e dire vabbè, però metterò più quelli su Instagram, perché con quelli non guadagni. Ma tu non sei il tuo pubblico allora, tu segui al business, tu segui a quello. A me questa è una cosa che più mi dà fastidio. Raga, io sono sincera, io pure potrei fare la tipologia del video del McDonald's. Ok? Punto 1. Non lo faccio solo in una parte, ma sicuramente farò un mangio per 24 ore. No, come un'altra persona che ha fatto un video, giusto per arrivare a 10 minuti di video, prendere tutti i dolci del McDonald's e poi, prima di iniziare il video, un'ora e mezza di casino. Chissà mo se ce la farò, chissà mo di qua, chissà mo di là, cioè ha fatto 5 minuti di vacillo e poi di non finirli, arrivare a 11 minuti di video, non ce la faccio più. Ma ha fatto un video 24 e mo tutti quei dolci, boh, e io sono scioccata. Io
faccio, mi piacerebbe fare anche a me questa tipologia di video, ma perché sono video che io l'ho sempre fatti, ma io non lascerò mai What It In A Day, non lascerò mai questi mukbang qua, non lascerò mai un vlog perché un vlog prende di meno di una challenge, a me non me ne frega, a me interessa che io sono nata così, io migliorerò così, aggiungerò dei video, come a dicembre, io ve lo dico, ci saranno più video mukbang, ci saranno più video chiacchiericci, ci saranno più vlog, più What It In A Day, ci saranno challenge, ci sarà un po' di tutto, ma perché io sono fatta così, io. Mi scuso per questo sfogo, ma ci voleva anche qua. Comunque, ritorno indietro. Io non farò quel video con il titolo "Mangio tutti i dolci del McDonald's", perché punto uno, io la penso così, di spendere 50 euro, perché io sono fatta così, raga. Io se faccio un video, io lo faccio bene. Io non faccio un video, però dico no, aspetta, devo risparmiare perché poi devo guadagnarci di più, altrimenti che senso ha fare il video? No, raga, io sono fatta così. Se io dico voglio fare il video, mangio tutti i dolci del McDonald's, io li prendo tutti, ma come sono fatta io, per me i dolci sono anche tipo McFlurry e anche il gelato, per me dolce è tutta la categoria dolci. Quindi io non posso fare un video dolci e prendo due torte, due donuts. Io no, io faccio o le cose le faccio alla grande o le cose io non le faccio proprio. Perciò queste tutte prese per il culo del web, guardate raga, io non so sta gente dove va a finire, ma sinceramente non so come andranno avanti. Vabbè, perciò chiudiamo questa parentesi. Chio. Chi mi vuol capire capisce, chi non vuole capire, amen. Io spero di essere stata chiara. Perché comunque io non mi nascondo, non è che lo dico su Instagram. Perché ho meno persone che mi seguono là. Vabbè, chiude là la cosa. No, raga, io ve lo dico pure qua. Perché non so farsa. Chiudo la parentesi. Quindi scusatemi questo sfogo, ma ci voleva. Sempre lei mi dice, farei video delle 24 ore? Sì, io farò un video delle 24 ore a dicembre, raga, le riaccimolerò tutte in Dio. Poi. Carola, ciao Giulia, quali sono i tuoi macros? Per privacy, ma poi pure in generale non li dirò. Fai giorni on e off, come li distribuisci? Sinceramente no raga, non li sto facendo in massa, ma per il semplice fatto perché vi spiego una cosa. Io non mi trovo mai a mangiare un giorno 2003, può capitare che un giorno mangio 2003, un giorno mangio 2000, poi che cammino raga, per me io non faccio queste cose on off, perché non mi trovo mai a mangiare una giornata 2003, cioè vanno sempre a sballare, però mai di più, sempre di sotto a volte, quindi... Sinceramente no, non li faccio. Voglio dire se mi avete scritto qualcos'altro. Però penso di no. Io penso che questo video già è venuto molto lungo. Allora, no, ok. Io giustamente perché ho messo la storia neanche un'ora fa, quindi ci sta. Quindi adesso io finisco di mangiare i fagioli. Allora, questo che non ho detto, non voglio creare niente perché poi ognuno si gestisce il proprio canale, il proprio pubblico come vuole. Quindi ognuno è libero di fare ciò che vuole. Però quando poi iniziano queste prese in giro non mi piacciono, veramente non mi piacciono. Io spero che sia registrato, altrimenti l'ho preso proprio bello. Ma penso di sì, mezz'ora non siamo arrivati. Allora, comunque, la pasta non la finirò, pasta po'. Brutta. Mi raccomando, non perdetevi il video
guida di acquisti sul supplement. È un po' lunghetto, però là vi spiego tutto. Non ha senso questa pasta. Voglio vedere se mi avete scritto qualche altra cosa. Mi ricordo di una cosa, che spero che stai registrando. Con il Black Friday su Amazon, ho preso, ve lo dico così, un'altra softbox, così da avere più qualità, proprio di luce. Poi vabbè, ho preso un mini cavalletto pure per tipo quando sto in un ristorante e vi voglio fare qualche video. Ci saranno. Perché più comodo manca. Manca tipo a casa. È comodo perché sto coso ho preso un botto. Posta videocamera pesa il triplo. Niente raga, pure l'allenamento sta andando bene. Piccole spalle crescono. Io con quest'ultimo boccone, scusatemi, ma non riesco proprio. Con quest'ultimo boccone io spero che questo video vi sia piaciuto, un po' polemico. Ma sono anche questa io. Io odio la falsità. Io preferisco essere con voi così. Come vedete, senza maschere, senza niente, pura, così come sono. Quindi da me non. Così ci metto la firma, non vi prenderò mai per i fondelli. Veramente questa cosa è una cosa che io ci tengo tanto. Odio che la gente prende per i fondelli a me, quindi io non permetto proprio minimamente, cioè proprio io non posso mai fare una cosa del genere, niente. Quindi spero che questo video non posso mai fare una cosa del genere, niente. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!